Buongiorno a tutti amici di Eletti Viaggi. Oggi siamo nella capitale della moda, Milano. Città che con la sua storia e la sua irresistibile bellezza attrae in ogni periodo dell'anno migliaia e migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Venite con me! Siamo a Piazza Duomo e quello che vedete alle mie spalle è il Duomo di Milano, simbolo intramontabile di una fantastica città. Fu fatto erigere da Gian Galeazzo Visconti e la sua realizzazione perdurò per circa 5 secoli, durante i quali subì numerose modifiche e ammodernamenti. La sua decisione di volere il marmo di Candoia al posto del mattone creò scalpore in tutti gli architetti specializzati in stile gotico lombardo, che affluirono giustamente in città. La Madonnina, che è posta in estremità del Duomo, è il simbolo per tutti i milanesi ed è fatta in lastre dorate al cui interno c'è uno scheletro che oggi è in acciaio inossidabile. La Galleria Vittorio Emanuele è stata dedicata all'omonimo Vittorio Emanuele II. Infatti si narra che fu lui il primo a mettere la pietra per la sua costruzione. Questa galleria è un simbolo per il mondo intero, infatti i quattro pilastri si incontrano nelle lunette, ciascuna delle quali rappresenta un continente diverso, quindi Europa, America, Asia e Africa. La tradizione afferma che girare tre volte sui genitali di questo toro raffigurato a mosaico sul pavimento con il piede destro, con il tallone del piede destro, porti fortuna. Inizialmente questo gesto rappresentava uno scherno verso la città di Torino, il cui stemma era appunto raffigurato da un toro. Questo è il Castello Sforzesco. Sin dall'antichità è stato adibito a molteplici attività, infatti è passato dall'essere residenza all'essere una caserma militare, dall'essere una rocca difensiva all'essere sede di musei e di istituzioni culturali. Molteplici quindi sono state le sue finalità nel corso dei secoli. Seguiteci all'interno! La corte ducale fu eretta e decorata ad opera di Galeazzo Maria Sforza. Nel corso dei secoli però fu parzialmente danneggiata, per cui ebbe bisogno di ristrutturazioni da parte dei più importanti architetti del tempo. Chi non vorrebbe passeggiare in un parco immerso nella natura? Beh, Parco Sempione sorge su quella che era l'ex piazza d'armi antistante il Castello Sforzesco e si estende su una superficie di circa 386.000 metri quadri. E inoltre, oltre ad essere bellissimo da vedere con una tranquillità veramente unica, Parco Sempione nasconde anche molti tesori, come ad esempio l'Arena Civica e l'Arco della Pace. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. E dopo una lunga e stancante giornata di lavoro, che ne dite di un aperitivo in compagnia qui sul Naviglio Grande? E questo è il posto ideale per godere anche di un panorama mozzafiato. Quindi ragazzi, a Milano dovete venire a visitare i Navigli. Per oggi, da Milano e dai Navigli è tutto. Un bacione dalla vostra Mariacca. We'll